Il format con le vostre chitarre. Oggi parliamo delle vostre collezioni e ci sono due di voi che mi hanno mandato i video. Come sempre registro questa parte dopo aver fatto il commento perché io prima non le guardo. E prima di tutto vi dico come si mandano i video. Trovate tutto in descrizione, c'è spiegato passo passo. Prendete il vostro telefono, fatevi o la fotocamera, quello che volete, fate il video in orizzontale, mi raccomando, in orizzontale e con un po' di ritmo, così è anche bello da seguire per chi poi lo guarderà. E detto questo, il video di oggi mi piace molto perché vede prima una persona che conosco bene, Pietro, il chitarrista dei Corvi, e dopo un ragazzo che si chiama Luca, a cui avevo venduto una chitarra. Quindi, insomma, c'è stato proprio... cioè, mi è piaciuta tantissimo questa cosa di ritrovarlo dopo tanti anni. E vabbè, insomma, bando alle ciance, lascio il video a loro. Guardatevelo con calma, godetevelo sul divano, in treno, pausa pranzo, dove volete. Sigla e si parte. Questo contenuto è sponsorizzato da mio corso Share, che è in sconto di 100€. 100 euro vuol dire quasi il 70% di sconto, perché dal 1° di luglio non sarà più acquistabile. Perché? Perché su GuestTube voglio solo corsi di chitarra. Questo è un corso sì di chitarra, perché si parla di come scrivere belle ritmiche e belli assoli, ma c'è anche una parte di registrazione. Per cui cambio, dal 1° di luglio questo corso non sarà più acquistabile, ovviamente sarà ancora disponibile per chi l'ha comprato in precedenza, ma da lì non sarà più acquistabile e adesso è molto molto scontato. Link in descrizione e continuiamo il video. Partiamo quindi col primo di voi, vai Pietro. Ciao Alessandro, come promesso ti faccio vedere alcune delle chitarre della mia collezione. Ciao Pietro. Che sono diverse per genere e per tipologia. Partiamo subito con un pezzo abbastanza interessante che è questa, eccola qua. Come puoi vedere, una Super Strat. Questa in realtà è assemblata da me, è un manico Fender in ebano. Il body è un body di artigianale di produzione tedesca delle Claim Guitar. Erano delle chitarre artigianali fatte in Germania alla fine degli anni 80. Pick up sono gli Andy Timmons ET1. Chitarra veramente molto versatile in quanto splittabile e molto molto comoda in tutte le situazioni. Seconda, non per importanza, utilizzatissima, Music Man Duke. Questa è una serie speciale, una limited edition, body in mogano, piuttosto pesantina infatti. Stupenda. Pickup transition, come puoi bellissimo. Vedere un body meraviglioso, è un One A Bust con paletta matched. La si vede qua, eccola qua. Questa è una chitarra straordinaria, mi piace molto di più delle altre Luke che montano gli MG. Questa qua è Transition, l'ho provata più volte, c'era un mio amico, si chiama Andrea Posarelli. Ciao Andre, c'è anche in un video sulla Friedman di molto tempo fa, qua su GuestTube. Comunque avevo provato la sua, stupenda chitarra, forse c'era anche Sauro, un altro mio amico, adesso non mi ricordo. Comunque quella con i Transition veramente è un modello di Lukather che spacca. Andiamo avanti. Terzo pezzo, andiamo su una Telecaster Custom Shop del 94. Oi. È in Koa, come puoi vedere il body è veramente bellissimo, ha dei pickup Alnico 5, selettore 4 posizioni con ultima posizione in parallelo, manico in acero occhiolinato. Bellissimo. Non so se si vede. E questo qua è veramente un pezzo unico, meraviglioso, che tanti, ragazzi, mi invidiano. Anch'io. Suono veramente eccezionale, pick up molto caldo. Se anche tu stai invidiando questo strumento, metti mi piace. Mamma mia che chitarra, Pietro, del 94 poi. Quello era, mamma mia che custom shop. Di Anico 5. Questa bellissimo. Te la ricordi sicuramente, perché sì, quando mi è stata regalata per i miei 40 anni, eccola qua, una Jazzmaster serie Vintera, eravamo assieme in un negozio di Milano e l'avevamo provata assieme mentre anche tu stavi sgolosando su varie chitarre. Altro bellissimo. Pezzo abbastanza raro da trovare in giro e abbastanza ricercato, la Spirit. Una Steinberger Spirit del periodo Gibson Music Yo, chitarra eccezionale, comodissima, iper versatile come sonorità, veramente... Che bella! Stupenda, anche il suo case originale rigido, molto molto bella e come travel guitar comunque da utilizzare come chitarra spare in determinate situazioni. Una delle recenti, dei recenti acquisti che ho fatto, questa è una Fender Stratocaster serie Blacktop, mi piaceva tantissimo perché ha doppio humbucker, molto simile alla Music Man che ho, quindi mi è anche un po' da spare per la Music Man, con selettore sempre a 5 posizioni, quindi molto... Spare vuol dire...
casomai non dovesse saperlo, il sostituto, la chitarra che tieni come backup. Continuo a parlare in inglese. Insomma, quando te si rompe una corda, pigli quella e vai avanti senza problemi. Satile come sonorità, ho solamente cambiato il ponte, dove ho messo su un ponte Goto meraviglioso. Bello, e veramente carino. Gran chitarra con un suono molto molto particolare, e una Stratocaster abbastanza originale. Poi un colore bellissimo, Candy Apple, come puoi vedere. Molto molto bello. Bello. Altra chitarra assurda assemblata da me, questa Super Telecaster Custom, dove vedete a due AMG camouflage, 81-84, veramente suono molto potente, molto pesante, è simile a una Jim Root di fatto, con un ponte Ipsion ad alta risonanza e delle meccaniche Sperzel. E questa completamente assemblata da me, anche lo scavo per la batteria è stato fatto da me. Molto molto particolare come chitarra, come dicevo, molto molto spinta, e come high gain, come suono, abbinato a pedali o comunque amplificatore high gain, dà la sua soddisfazione. Altro oggetto interessante è questa Stratocaster, è una reissue del 72 in colore Sonic Blue, con il corpo in paulonia, quindi molto molto leggero body. I pickup sono dei pickup fatti a mano negli Stati Uniti. Molto carina come chitarra, proprio in stile vintage, quindi anche molto non semplice da suonare, diciamo, manico molto ciccione e scordatura abbastanza garantita, però è molto garantita. Molto divertente, è un suono veramente molto molto hendrixiano, molto vintage. Bello. Altro pezzo abbastanza raro, questa è una Kramer modello Pacer degli anni 80. Bellissima, pesantissima, veramente ha un peso micidiale, non so in che anno ci ha fatto, sembra fatto in cemento, è molto divertente, una chitarra ovviamente molto molto particolare, classica banana headstock, stile primo Van Allen, Frankenstein. Mamma mia, bellissima, ti interrompo un attimo perché anch'io avevo una Kramer, una Pacer Custom rosa dell'86 che ho dato via come un cretino, tra l'altro per 3 lire, era una chitarra bellissima con un sistema di switching un po' particolare, un po' scomodo per dirla tutta, però veramente molto bella, davvero molto bella. Anche molto bella la tua, che devo dire, torno un secondo indietro, è proprio elegante, cioè molti potrebbero dire che tamarra, io la vedo elegante. Guardate che bello il Floyd con dorato, con i tre pickup, bellissima, che chitarra, bellissima questa. Sono un amante, specie appunto della Kramer periodo banana headstock, proprio tanta roba. Gran valore economico, ma è una chitarra meravigliosa, in stile PRS. Questa qua è una chitarra del liutaio, vediamo, Wesley. È un liutaio inglese che era attivo soprattutto nella costruzione di chitarre nello scorso decennio, e questa chitarra risale a quel periodo. Oggi lui fa solamente liuteria e si occupa solo di fare il liutaio, diciamo, ecco. Okay. Non ha un gran valore economico, quanto più affettivo, bello, perché è comunque un top carved, è molto carina e suona molto molto bene come chitarra. Bella. E siamo quasi alla fine con la mia prima Fender Stratocaster, questa comprata agli albori nel 1995, è una Stratocaster messicana del 94, grande valore affettivo perché questo battipenna è stato regalato da mia mamma, quindi non lo cambierò mai. Poi, bello, insomma, i colori di una squadra che mi piace tanto. E pick up, monta un pick up su. Scatenatevi qua sotto nei confronti della squadra che gli piace tanto. Pete Thorne, un PT1, e chitarra molto molto bella. Il ponte è stato cambiato con un Wilkinson, l'ho da poco risistemata e con anche delle meccaniche autobloccanti, sempre molto affidabile come chitarra, pur essendo ormai vecchiotta e una signora di una certa età. E infine, ultima ma non ultima, è l'ultimo acquisto che ho fatto di fatto, una Iced Burst T Les Paul Standard 60, niente di trascendentale. Bello. Come Les Paul, ma molto molto bella, con i Burst Backer, vedete questo top veramente bellissimo, kilted, figo, molto molto bello, comprata di recente, era da un po' che volevo prendermi una Les Paul e di fatto ho detto dai, facciamo il passo e comunque compriamo questo, che di fatto resta un assegno circolare, visti i prezzi che stanno girando ultimamente.
Eccola qua, e questa mi accompagnerà un po' sul palco coi corvi per il tour di quest'estate. Ci sono poi anche chitarre acustiche che ho e chitarre classiche, non sto adesso a mostrarle, comunque okay. La mia intenzione era farvi vedere un po'. No, grazie Pietro, ti interrompo, grazie mille. In generale, bellissima collezione, ci sono un sacco di suoni, si vede l'estrazione anni 80-90, no? Come tipologia di sonorità, ci sono molte superstrato, alcune appunto con addirittura il doppio humbucker che esce fuori proprio dalla concezione singolo di una Stratocaster normale. Bellissima collezione comunque. Quella che ti invidio di più sicuramente è la Kramer, che mi ha fatto impazzire, cioè la vorrei identica. Va bene, passiamo al secondo di voi. Nel frattempo, mi raccomando, commentate la sua collezione così lì sotto nei commenti e facciamo un po' di discorso. Ciao Ale, ciao agli spettatori di Vegas Cube. Ciao. Mi chiamo Luca e vorrei presentarvi anch'io una carrellata delle mie chitarre. Da qualche anno a questa parte in realtà suono pochino perché sono per motivi di lavoro poco a casa e quindi le mie chitarre sono scelte più che altro in base a gusti puramente personali, chitarre che mi fa piacere avere ed imbracciare, non tanto quindi per le esigenze di sonorità particolari o di band o cose di questo genere. Ci sta. Sul lavoro mi sono portato una Supro James Port, una chitarra con un singolo pickup stile gold foil, mentre le mie chitarre principali sono qui a casa e adesso vado a presentarvele. Cerco di andare un po' veloce visto che le chitarre sono 9, non vorrei rubare troppo tempo e partirei dalle due un po' più insolite. Vai! Gibson U2 1987, il tentativo della Gibson di entrare nel mercato delle Superstrat di quegli anni. Tastiera in ebano, manico in acero, corpo credo in tiglio. L'avevo trovata su eBay semidistrutta, sverniciata, senza hardware, senza elettronica, con lo scasso del ponte, che era un ponte stile Floyd Rose marchiato Gibson, rovinato con i fori strappati, quindi avevo optato per fresare lo scasso, inserire un blocco di legno solido e farla diventare hardtail. L'hardware, meccaniche ponte sono Hipshot, il ponte è un Trilogy con sellette Graftec Ghost piezo, l'humbucker è un Gibson 498 R e due pickup lipstick GFS. Figo. Interruttori on off per ognuno dei pickup, interruttore per selezionare ponte piezo o pickup magnetici, volume pickup e volume piezo. Avevo pubblicato un video su YouTube con uno slideshow dei lavori che avevo fatto per sistemarla, per applicare il poster dell'urlo di Munk per coprire il rattoppo dello scasso del Floyd Rose, e cercando Gibson U2 The Scream su YouTube si vede appunto tutti i lavori che avevo fatto. Allora, bellissima soprattutto per il fatto che è un recupero. Questa roba qua mi fa impazzire. Chitarra da buttare via, presa, riportata in vita. Non so se uscisse già con quel sistema di switching, ma è esattamente il sistema di switching che avevo sulla Kramer Pacer Custom che avevo, quella dell'86 di cui parlavo poco fa, ed è un incubo. Cioè quella roba lì è Satana, è il male quella roba lì, perché è effettivamente difficile passare da un suono all'altro, però vabbè, amen. Nella parte che ho tagliato dicevi che c'è il video del rifacimento di questo strumento, lo linkiamo in descrizione così se vogliono se lo vanno a guardare. Andiamo avanti. Questa è una delle chitarre preferite. Altra Gibson. Gibson RD Artist del 1979. Mi sono sempre piaciute un sacco, me ne ero innamorato quando avevo iniziato a frequentare i siti di stupenda dedicati agli strumenti musicali, e quando ancora si trovavano a prezzi diciamo da normale usato, non avevano le quotazioni fuori di oggi. Questa in particolare mi è stata regalata da mio fratello per la mia laurea, quindi ci sono anche particolarmente affezionato. Che bello! Anche se poi in realtà la uso poco, perché è molto diversa dalle altre chitarre che ho, è un po' spiazzante sia dal punto di vista dell'ergonomia, con questa forma allungata, scala Fender 25,5, il corno posteriore, e anche per i suoni. La chitarra è tutta in acero, corpo e manico in acero, tastiera in ebano, e in più ha l'elettronica attiva fatta da Moog che la rende appunto un pochino spiazzante e molto diversa dalle altre chitarre più tradizionali. Certo, però è anche la sua forza. Chitarra particolarissima, l'avevo puntata tanti anni fa e non l'ho mai presa. È uno strumento molto particolare con tanti suoni strani.
sicuramente un periodo in cui Gibson ha provato a sperimentare, poi ha detto sai che io continuo a fare le Les Paul, che quelle le vendo facile. I controlli sono un volume per il pick up al manico, un volume per il pick up al ponte, classico, e controlli attivi per alti e bassi che possono andare sia a tagliare che a spingere le rispettive frequenze. Figata questo quello però, è il normale selettore di pick up a tre posizioni, e questo invece è lo switch per l'elettronica Moog. In questa posizione attiva un treble boost su entrambi i pick up, sì, così è off, e così attiva invece un compressore e sustainer sul pick up al manico e un expander sul pick up al ponte, quindi con un attacco più deciso e veloce, ma con un decadimento della nota anche più veloce. No, questa roba manda fuori di testa, vorrei troppo provarla, molto bella, molto molto bella, molto molto bella. Questi sono gli strumenti che mi fa piacere vedere nelle vostre collezioni perché sono unici, veramente unici. Passiamo poi alle mie preferite, 4 Les Paul, tutte e 4 del 1977, mio anno di nascita. In precedenza avevo già avuto una Les Paul standard nera del 77, comprata proprio da te, tramite gli annunci del mercatino su un forum che entrambi frequentavamo. Ma veramente? L'avevi presa tu? Adesso mi ricordo perfettamente quella Les Paul, tra l'altro. All'epoca, che poi scioccamente ho venduto, salvo poi rimpinguare la collezione. Ma pensa a te! Mi ha sempre affascinato l'idea di una chitarra che mentre io nascevo e crescevo già suonasse in giro per il mondo. Fighissimo, no, ma fighissimo, cosa mi manda fuori di testa? Ce l'avevi tu? Bellissimo, bellissimo. Adesso ho chiuso il cerchio. E pensa che mentre hai detto tutte del 77, mio anno di nascita, mi è venuto in mente quella chitarra. Fighissimo, brividi, fighissimo, fighissimo. La preferita è questa, custom. In quegli anni si differenziava dalle standard semplicemente per la tastiera in ebano e finiture estetiche, perché poi dal punto di vista costruttivo era uguale, quindi top in acero, manico in tre pezzi di acero laminati. Chitarra bella, però era tutta originale quando l'ho comprata, a parte il fatto che mancava il battipenna, quindi il battipenna è più recente, e che sul volume del pick up al manico era installato un treble bleed, forse un tantino invasivo, ma che alla fine ho mantenuto perché chiudendo un po' il volume del pick up al manico e col treble bleed e tenendo aperto quello del pick up al ponte su un ampli che risponde bene alle bello variazioni quello di dinamica della pennata e di volume della chitarra, riesco a passare da un pulitino crunchettino a un bel crunch distorto semplicemente switchando i pick up. Standard del 77 tobacco. Che bella. Comprata su eBay dagli Stati Uniti quando ancora si facevano buoni affari, anche perché comunque non era più originale, erano già stati sostituiti pick up e hardware, quindi negli anni mi ci sono un po' sbizzarrito provando pick up diversi di diversi marchi, e adesso è da un po' che sono fermo su questa configurazione, quindi due Seymour Duncan P-Rails con la loro cornicetta triple shot che permette di ottenere tutte e quattro le modalità per ognuno dei pick up, quindi solo bobina P90, solo bobina single coil, le due bobine in serie e le due bobine in parallelo. La bobina singola da sola non ha molto senso perché è deboluccia, è molto bello invece il suono humbucker in parallelo perché resta aperto, arioso, non troppo gonfio. Certo. È la modalità che uso di più. Ponte Fishman piezo, anche qui stop bar Faber in alluminio, e per non forare il top con mini switch per selezionare il piezo ho montato uno switch rotativo che mi permette di selezionare il piezo con i suoni magnetici. Figata, figata. Allora, pesante come trasformazione su una chitarra del 77, ma chi se ne frega, così ha quattro sonorità diverse. Tra l'altro i P-Rail sono molto interessanti, sono un pickup molto particolare, il piezo in mezzo, tanta roba, bellissima scelta. Deluxe, ce l'avevo humbucker. Ce l'avevo anch'io, l'ho data via come un cretino. Niente da dire, dovessi avere una Les Paul sola non sarebbe lei, però anche i mini humbucker non mi dispiacciono come suono, un po' più aperti, un po' più brillantini, con un pochino più di attacco,
molto bella esteticamente, tenuta bene, e anche se le Les Paul di Aaron Orlin non hanno grande fama perché hanno la paletta grande, perché hanno il manico in acero, trovo una figata il fatto che il Sunburst venisse ripreso anche su paletta, manico e retro del body. Ah, bello, non me la ricordavo sta roba, bello. E alla fine una Special, o come chiamavano questo modello, Les Paul 5577. Il mini switch qui è scollegato, si trova di questa stessa chitarra una recensione online sul canale The Troglis Guitar Show, una vecchia recensione di 5 anni fa. All'epoca Al Ponte montava una humbucker in formato P90, quando l'ho presa io non era già più così, aveva dei P90 anonimi che ho sostituito con dei Wolfstone Min al manico e Miner al ponte. Una chitarra che mi piace parecchio, i P90 mi piacciono, mi piace il fatto che sia un po' più leggerina, che abbia il body piatto, mi piace anche esteticamente la combinazione binding sul manico con segnatasti ad hot. Mamma mia, cos'è arrivato qua? Complimenti, scelte belle, poi mi piace l'idea 77, ti ricordo il tuo anno di nascita, vado avanti. E per finire tre Fender, anche loro 1977 come quelle altre, è una mia fissa. Questa Strato l'ho presa tutta originale, salvo il fatto che aveva già lo scasso per il pick-up al ponte allargato per ospitare un humbucker, quindi ho tenuto da parte, conservato il suo battipenna originale con l'elettronica e i pick-up originali, ne ho montato per avere un po' più diversità. Super Distortion. Due single coil Fender 5762 e un Di Marzio Dual Sound, sostanzialmente un Super Distortion splittabile con autosplit in posizione ponte più centrale e che va invece in modalità full una volta selezionato l'humbucker. Scelta perfetta, tra l'altro, cioè questi sono strumenti che, ok il vintage, ma stiamo parlando di uno strumento di fine anni 70, chi non ridisce perché vengono modificate, secondo me è un po', dico, sbaglia, tra virgolette, non sono strumenti dal valore infinito, magari un domani sì, chi lo sa, però se è più comodo usarla con singolo humbucker. Si fa la modifica e fine senza tante pippe. Da solo, tele del 77. Bella. Anche questa d'occasione, perché quando l'ho comprata la verniciatura poli del manico si stava sfogliando in modo brutto sia esteticamente che al tatto, perché saltava proprio in scaglie, quindi l'ho ritastata e ho rifinito il manico in True Oil come le Music Man. Quando l'ho comprata aveva un humbucker al manico che però non mi piaceva. Quindi bravo, via tutti gli humbucker al manico. Ho sostituito con un delle tele. Set di Fender No Caster, conservo a parte il suo ponte con le sue 6 sellette singole, ho montato un ponte con sellette in ottone e una placca dei controlli con la levetta obliqua che trovo più comoda, conservando ovviamente l'originale da parte. Molto più comoda sulla tele, la posizione del selettore. E per finire, bellissima tele custom, questa tutta originale. Non mi piace molto il suo pick up al ponte, suona un tantino stridulo, forse anche perché in quegli anni montavano su questi modelli potenziometri da un mega ohm, però visto che è tutta originale questa la lascio così. Al contrario, mi piace il wide range originale e mi piace anche il suono in posizione centrale. Wide range sì, humbucker no. Il pick up in posizione ponte, che trovo un po' più debole. Bella, mi scuso per roba. La lunghezza del video, questo è tutto, eventualmente posso rispondere ad eventuali dubbi o curiosità nei commenti, se mai
dovessi decidere. Esattamente. Allora, mi raccomando, commentate, perché secondo me la cosa bella di tutto questo è riuscire a fare un po' di salotto, appunto. Sotto ci sono i commenti, mettete un mi piace, mi raccomando, iscrivetevi al canale, anche perché siamo prossimi ai 100.000 e insomma raggiungiamoli insieme. 95.000 volte grazie a tutti quelli che già si sono iscritti, e grazie anche a chi si deciderà di iscrivere da adesso in poi. Due belle collezioni molto differenti. Mi è piaciuta molto la scelta del punto di riferimento dell'anno di nascita. Per quanto riguarda la seconda, la prima, quella di Pietro, invece è molto più orientata, si vede che è orientata al live, si cerca tanta versatilità negli strumenti, ancorché del carattere, perché comunque ce n'era. In particolare la Lukather, secondo me è una chitarra che ha molto carattere, al netto del fatto che ci si può suonare tutto. Questo è un video lungo, non me ne frega niente, questi sono video nostri e ognuno poi se li gode come vuole, magari sul divano, in pausa pranzo e quant'altro. Spero vi sia piaciuto, se così fosse, appunto, ci vediamo al prossimo, e mi raccomando, mandatemi i vostri video, come spiegato tutto nella descrizione di questo video. A presto, ciao.